Il progetto Non Solo 25 Novembre è un'idea che ci è venuta per portare avanti il contrasto alla violenza di genere tutti i giorni invece che solamente il 25 novembre. Abbiamo pensato che come avvocate e avvocati e quindi come difensori dei diritti, in particolare dei diritti umani, dovessimo impegnarci tutti giorni nel contrasto alla violenza di genere ed è per questo che abbiamo chiesto una collaborazione ai protagonisti delle istituzioni e delle associazioni che sul territorio si occupano quotidianamente di questa terribile piaga sociale. Per questo abbiamo deciso di collaborare nel progetto con tutte le istituzioni e le associazioni che sul territorio si occupano di violenza di genere, chiedendo ai loro protagonisti di rilasciarci una dichiarazione, una breve dichiarazione nell'ottica della cultura proprio del contrasto alla violenza di genere che possa avere linfa proprio dall'avvocatura e che possa partire dall'avvocatura anche istituzionale, ma anche dall'avvocatura appunto di base che noi rappresentiamo perché gli avvocati devono essere sempre le sentinelle ultime della giustizia. E perché per il ruolo sociale che ricoprono, così fondamentale e costituzionalmente protetto e garantito, sono coloro che devono tutti i giorni agire nel contrasto alla violenza di genere. Contrastare le violenze di genere significa lavorare su più livelli, potenziare come istituzioni, come rete territoriali, tutte le azioni di tutela, protezione delle donne affinché tutte le donne abbiano il coraggio di denunciare e non si sentano mai soli, specialmente in quel momento difficile di accoglienza, ma anche post denuncia. Allora, minori e violenza, la forza dei corpi sociali. Io penso che i minori rifuggiranno dalla violenza subita o agita solo se la società reagisce con loro e solo se riesce a dare ai minori le occasioni di una vera crescita. Le istituzioni siamo noi e siete voi. Noi siamo al servizio della intera collettività a tutela dei diritti di tutti i cittadini. Abbiate fiducia nelle istituzioni. La violenza purtroppo è un fenomeno ormai tristemente ricorrente, troppo ricorrente, anche nelle aule di giustizia, specie quando si trattano cause di separazione e di divorzio e in genere tutte le tematiche delicatissime del diritto di famiglia. Dobbiamo sempre ricordarci che elemento essenziale è il rispetto della persona, non solo durante la giornata della non violenza del 25 di novembre. Tutti i giorni devono essere giorni contro la violenza domestica e di genere. Non solo 25 novembre, perché questa prefettura in tutti i mesi dell'anno è impegnata in un'azione alacre di contrasto ad ogni forma di violenza e anche in particolare a quella contro le donne. Faccio un esempio per tutti, la missione che stiamo portando avanti per inverare nel territorio le 10 azioni prioritarie previste dal piano triennale 2022 per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che da sempre vede soprattutto come vittime di violenza e comunque sempre di ferite nella dignità le donne. Le istituzioni che hanno il compito di assicurare la tutela delle vittime di comportamenti persecutori o di violenza di genere devono assicurarla tutto l'anno. Non basta che una norma preveda un potere in capo a un'autorità, ma è necessario che questo potere abbia una realizzazione effettiva e ogni giorno. La Polizia di Stato ha da tempo non solo assicurato la formazione degli operatori, ma ha messo in campo dei protocolli operativi che garantiscono in ogni momento la conoscenza di fatti che hanno interessato persone che hanno richiesto aiuto. Educhiamo i nostri figli al rispetto. Siamo prima di tutto genitori ed è da noi che deve partire il messaggio educativo. La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti umani, oltre che una questione di salute pubblica ed un ostacolo alla democrazia e allo sviluppo economico.
Per contrastare la violenza è necessario avere fiducia nelle istituzioni. Non abbiate timore di rivolgervi ai servizi sociali, ai consultori, ai centri antiviolenza, sin dai primi segni di violenza. Chi esercita violenza non riesce a guardare lontano, guarda solo vicino e fa diventare il confronto conflitto. Se riuscissimo tutti quanti a comprendere l'importanza e la ricchezza che ci deriva dal confronto, riusciremo a guardare avanti con occhi fiduciosi e a combattere la violenza. Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bari è in prima linea ormai da decenni in questa battaglia e combatte giorno dopo giorno sia con la formazione e sia anche con lo studio. L'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, oltre ad impegnarsi per la formazione e l'inserimento professionale di giovani colleghi, si batte contro ogni forma di violenza e di discriminazione. Aver ospitato presso la nostra sede lo sportello di ascolto per le vittime di reato è stato motivo di orgoglio per la nostra associazione e auspichiamo per il futuro che il progetto possa continuare con l'AIGA a fianco della Regione e dell'Ordine degli Avvocati. Come UDAI Bari siamo lieti di aver contribuito all'iniziativa dello sportello antiviolenza che è giunta a una sua prima fase conclusiva e che auspichiamo abbia un prosieguo fruttuoso. Ho promosso l'adesione dell'Ordine degli Avvocati di Bari alla campagna nazionale Posto Occupato perché ritengo che il contrasto a ogni forma di violenza di genere non si esaurisca nella giornata del 25 novembre. È un percorso quotidiano, culturale e formativo di azioni positive per promuovere e costruire il cambiamento sociale necessario per eliminare la violenza, la discriminazione, gli stereotipi e i pregiudizi. Il 25 novembre e tutti i giorni. Il Centro Paola Labriola si occupa da anni di donne vittime di violenza perpetrate ai loro danni da uomini in tutte le sue declinazioni, violenza psicologica, violenza sessuale, mobbing familiare, stalking, violenza domestica, fino ad arrivare alle forme più esasperate della violenza, cioè il femminicidio. In questa logica abbiamo e facciamo rete con tutte le istituzioni e fra queste dal 2007 abbiamo iniziato a fare rete anche con l'Ordine degli Avvocati e delle Avvocate di Bari, perché riteniamo che la formazione sia indispensabile nell'aiutare le donne vittime di violenza per evitare che su di queste possa concretizzarsi la cosiddetta vittimizzazione secondaria. È fondamentale in un centro antiviolenza lavorare con un'ottica multidisciplinare. Ci sono diverse competenze, diversi approcci che devono essere messi a servizio della donna, che deve essere sostenuta e aiutata non soltanto il 25 novembre, ma sempre e in ogni condizione. La violenza uccide e uccide 365 giorni l'anno. Le cronache, i mass media ci dicono che i dati delle vittime di reato sono in costante aumento. Per questo è necessario fare rete per prevenire, interloquendo tra associazioni e istituzioni. Cambiamo corso alla tua lacrima.